Canto 23. Mentre io ficcavo lo sguardo attraverso la verde fronda dell'albero, così come è solito fare il cacciatore che consuma tutto il suo tempo cercando gli uccellini, Virgilio, che era per me più di un padre, mi diceva: Figliolo, vieni ormai, perché il tempo che ci è stato assegnato deve essere impiegato più saggiamente che non perdendolo a curiosare. Tolsi lo sguardo dall'albero e non meno sollecitamente rivolsi il mio passo verso i due poeti, Virgilio e Stazio, i quali, camminando e parlando, rendevano il cammino più piacevole. Ed ecco che si sentì piangere e lamentarsi. Apri le labbra, o Signore, e la mia bocca annunzierà le tue lodi con pentimento. E da quel canto sembrava nascere nello stesso tempo dolore, ma anche gioia e diletto. Oh dolce padre, che cos'è quello che sto ascoltando? Io dissi. E lui rispose: Forse sono anime che vanno espiando le loro colpe, il loro debito verso Dio. Così come fanno i pellegrini assorti nei loro pensieri, quando raggiungono lungo il cammino gente che non conoscono, ma a cui rivolgono soltanto lo sguardo fugace senza fermarsi. Così, nello stesso modo, una turba di anime tacite e devote, assorte nella preghiera che camminava più in fretta di noi, oltrepassandoci dopo averci raggiunto, ci guardava con meraviglia. Ciascuna aveva gli occhi incavati così profondamente che sembravano spenti, pallida la faccia e la persona tanto consumata e priva di carne che la pelle prendeva la forma delle ossa. Credo che neppure Eristone, a causa di patir la fame, tanto che preso dal terrore di dover morire tentò di divorare se stesso, si fosse disseccato così tanto fino all'ultima pelle e fino a ridursi alle sole ossa, come ciascuna di quelle creature. Infatti Eristone, figlio di Triopa, re della Tessaglia, avendo violato un bosco sacro a Cerere, fu punito dalla dea con una fame che non avrebbe mai potuto saziare, tanto che egli, dopo aver consumato ogni suo avere, vendette anche sua figlia per comprare cibo e per saziare la sua fame. Poi, disperato, finì con l'addentare anche le proprie carni. Ed io pensai fra me stesso, ecco forse così si ridussero gli ebrei quando perdettero Gerusalemme, durante l'assedio di Tito nel 70 d.C., quando addirittura una donna di nome Maria si cibò come una bestia rapace, addentando le carni del proprio figlio. Le occhiaie di quelle anime apparivano anelli a cui fossero state tolte le gemme. Chi crede di leggere nella struttura del volto umano e nella sua conformazione la parola Homo, ecco che in questi volti scavati sarebbe ben individuata la M. Chi, non avendo nessuna idea in merito a come questo possa accadere, riuscirebbe a credere che solo l'odore di un frutto, di un albero e l'odore dell'acqua che lo irrora tanto eccitasse queste anime? Ero tutto intento a considerare che cosa rendesse queste anime così consunte e divorate dalla pena e dal desiderio di bere e mangiare, non conoscendo ancora la causa della loro consunzione e della loro squallida pelle completamente disseccata, quando ecco che dalle profondità del cranio, dalla cavità delle occhiaie, un'anima rivolse verso di me le pupille e mi guardò fissamente. Poi gridò a voce alta: Quale grazia è mai questa per me? Non l'avrei mai riconosciuto a guardarlo così a prima vista, ma nella sua voce mi si manifestò ciò che invece l'aspetto in se stesso aveva distrutto, trasfigurandolo. Quella voce fu per me la favilla che illuminò la mia conoscenza, la possibilità di riconoscere quel volto mutato. Riconobbi infatti la faccia di Forese Donati. Non badare, non guardare troppo alla sola pelle secca e squamosa che scolora il viso, né alla mia magrezza, ma dimmi la verità sulla tua condizione di pellegrino.
vivo che visita il purgatorio. Dimmi chi sono quelle due anime che ti fanno da guida. Non ti astenere dal parlarmi. La tua faccia, che io già bagnai di lacrime quando la contemplai sul letto di morte, ora mi dà una tristezza non meno intensa vedendola così deformata dalla sua primitiva sembianza. Perciò, in nome di Dio, dimmi subito che cosa vi consuma in tal modo. Non farmi parlare e rispondere le tue domande mentre sto in questo stato di stupore per la tua terribile pena, perché mal può parlare colui che è confuso e addolorato come lo sono io adesso, per un dubbio che riguarda una cosa ben diversa, e cioè la tua condizione. Dalla volontà divina scende nell'acqua che si propaga poi nelle fronde e nell'albero, lasciato dietro di noi, un potere sovrumano, a causa del quale io così mi dimagrisco. Tutta questa folla di anime che spiando canta il miserere e piange insieme per aver assecondato la gola oltre misura, qui si rifà pura come era prima di peccare, soffrendo la sete e la fame. L'odore che proviene dall'albero e dallo spruzzo dell'acqua che dall'alto si sparge per le fronde verdi accende in noi il desiderio di bere e di mangiare, e non una sola volta si rinnova la nostra pena. Per noi che giriamo per il ripiano di questo cerchio. Del resto, tutto questo io lo chiamo pena. Ma dovrei chiamarlo letizia, poiché le anime sentono istintivamente la necessità di soffrire per purgarsi e sentono in modo impellente, come un talento naturale, il desiderio di espiare attraverso la pena che però procurerà poi loro la grande beatitudine del paradiso. Infatti, gli alberi che ci procurano tanta pena ci conduce proprio quella stessa volontà che condusse Cristo ad accettare lietamente il sacrificio della croce, dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando egli ci liberò dal peccato originale col suo sangue. Forse dal giorno della tua morte in cui passasti a miglior vita fino ad ora non sono trascorsi neanche 5 anni. Quindi se tu hai lasciato la vita terrena da così poco tempo ed hai perduto la possibilità di peccare solamente perché hai perduto il corpo e non perché fosse in te giunta l'ora di quel pentimento che ricongiunge l'anima peccatrice con Dio. Insomma, se hai indugiato fino al momento estremo della tua vita a pentirti dei tuoi peccati, com'è mai possibile che tu sia già venuto quassù in questa cornice del purgatorio? Infatti io avrei creduto di trovarti ancora giù, nell'antipurgatorio, dove il ritardato pentimento si compensa e si sconta con il ritardo dell'inizio della vera espiazione del peccato, attendendo in quel luogo per un periodo di tempo pari a quello in cui si è indugiato nel peccato durante l'esilio terreno. Mi ha condotto così presto a scontare questa dolce ed amorosa pena del purgatorio la mia cara moglie Nella, con il suo pianto irrefrenabile e continuo, con le sue preghiere fatte con animo puro e devoto e con i suoi sospiri. Mi ha tolto dall'antipurgatorio, dove le anime devono attendere che cominci la loro vera espiazione, ed ella mi ha liberato anche dagli altri gironi dove dovevo espiare altri peccati. Tanto è più cara e diletta a Dio la mia desolata vedova, che molto amai nel mondo, quanto più essa è sola nel comportarsi virtuosamente tra le donne fiorentine. Infatti la Barbagia è in realtà molto più pudica nei costumi delle stesse sue donne di quanto non lo sia Firenze, luogo in cui lasciai Nella dal momento in cui passai ad altra vita. Oh, caro fratello, che cosa di peggio vuoi che ti dica? Vedo già nella mia mente un tempo futuro, ma già abbastanza vicino, in cui sarà vietata alle sfacciate donne fiorentine, dal pulpito e dalle chiese, la moda scandalosa che consente loro di mostrare nudo il petto. Quali donne mai, di popoli selvaggi, o quali donne saracene vi furono mai così sfacciate che per farle andare coperte occorressero sanzioni e pene proibitive dalle autorità ecclesiastiche o anche civili?
Ma se quelle donne fiorentine impudiche conoscessero le sventure che il cielo sta loro preparando per punirle, già avrebbero spalancate le bocche per manifestare con urli di dolore il lamento della loro punizione. Infatti, se qui nel purgatorio non ho perduto la mia facoltà di prevedere il futuro, ti dico che esse saranno dolenti nel giro di pochi anni, anche meno degli anni che passeranno coloro che oggi sono così piccoli da consolarsi con la ninna nanna per giungere all'età della pubertà. Ed ora, fratello, fai in modo da non nascondermi ancora il mistero della tua venuta qui. Vedi che non soltanto io, bensì tutte queste anime guardano incredule e con stupore là, dove tu fai ombra con il tuo corpo terreno. Se tu ricordi quale fu la vita che io ho condotto così sregolatamente insieme a te, continuo a perdurare nella colpa il periodo del comune traviamento morale ed intellettuale. Tutto questo sarebbe ancora oggi doloroso da riportare alla memoria. E ciò sarebbe grave pure in questo luogo di penitenza. Da quella vita viziosa mi allontanò Virgilio, che ora mi precede in questo cammino nell'oltretomba iniziato alcuni giorni or sono, e più precisamente da 5 giorni, quando la luna, sorella di lui, e indicai il sole, mi si mostrò piena. Costui mi ha condotto attraverso la profonda oscurità dei dannati, spiritualmente morti, nonostante il mio corpo, che pur essendo ancora di carne, è in grado comunque di stargli dietro. Da quel luogo, con i suoi consigli, mi ha tratto su, salendo e percorrendo e girando la montagna del purgatorio che purifica voi, che la vita terrena fece traviare nel peccato. Lui dice che mi accompagnerà finché non sarò giunto là dove sarà ad attendermi Beatrice. Allora sarà necessario che io mi stacchi da lui. Ed ecco qui Virgilio, che è colui che mi guida e mi dice queste cose. E additai Virgilio stesso. E quest'altra è l'anima di Stazio, per il quale, poco prima, la montagna del purgatorio che lo ha liberato da sé scosse tutta la sua pendice.